Siglato nella sede della provincia di Ravenna un protocollo d'intesa per le celebrazioni legate all'80° anniversario della liberazione. Un calendario di eventi che nei prossimi 2 anni sarà condiviso fra tutti e 18 i comuni ravennati. I rappresentanti di ogni soggetto promotore e sottoscrittore del protocollo entreranno a far parte di un gruppo di lavoro che sarà costituito al fine di elaborare i progetti che entreranno a far parte del calendario. Il protocollo è aperto all'adesione di altre realtà. È un protocollo sottoscritto da tutti e 18 i comuni della provincia, dalla provincia stessa e dalle istituzioni che si occupano di memoria, quindi dall'AMPI, dall'Istituto Storico per la Resistenza e l'Età Contemporanea, dalla Fondazione Casa Oriani. Probabilmente nei prossimi giorni si potrebbe aggiungere anche il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna. Il senso è di coordinare tutte le iniziative celebrative per l'80° anniversario della Liberazione, che partirà nell'ottobre dell'anno prossimo con i primi comuni liberati, quindi partiremo da Cervia fino poi arrivare ovviamente ai comuni liberati nell'aprile del 20, diciamo nell'aprile del 45, quindi l'80° ricadrà nel 25, e poi il 25 aprile avere un grande evento ovviamente di celebrazione nella data convenzionale assunta per la liberazione. Quindi condivideremo il programma degli eventi, diciamo le iniziative comuni e l'idea di un percorso molto importante per ricordare quanto avvenne allora e tenere vivi i valori che sono la base della nascita poi della nostra Repubblica e della nostra Costituzione. Sono iniziative che vengono sempre fatte con le scuole. A scuola oggi ci sono quelle generazioni che probabilmente non avranno una testimonianza diretta di chi ha vissuto quei momenti di guerra. Sì, per me questo è sempre stato un tema, diciamo, di grande rilevanza. Dobbiamo essere consapevoli che le generazioni che si affacciano oggi saranno le prime che non avranno appunto una testimonianza diretta da parte dei protagonisti, e per quanto il lavoro degli storici, dei divulgatori sia importante, è sempre diverso rispetto alle emozioni che scaturiscono da aver vissuto veramente il dramma della guerra e poi anche la grande gioia della liberazione. E quindi abbiamo tutti il dovere e l'onere morale di fare qualcosa in più, di essere, diciamo, all'altezza di una sfida così grande come quella di tramandare una memoria su quella che è una delle pagine più importanti della storia d'Italia.